Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Chili Tarocchi. In questo video vedremo chi è la persona che vi pensa sempre e in maniera costante. Si può trattare di amore, però potrebbe anche trattarsi di altro, quindi lo capirete sulla base di quello che verrà fuori e utilizzerò un metodo di stesa particolare che ho inventato. Qui abbiamo tre diversi gruppi di carte, abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo rosa, gruppo numero 2 con la calcite blu e gruppo numero 3 con il quarzo chiaro. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Seguite la vostra intuizione nella scelta del gruppo e se vi sentite guidati nello sceglierne più di uno, potete farlo, ci dovrebbe essere un messaggio per voi e se la lettura risuona con voi, vuol dire che è per voi. Il video è valido dal momento in cui lo si vede. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, innanzitutto farò delle domande, mischierò le carte, le metterò girate e poi le riscopriamo insieme e poi successivamente vediamo queste. Allora, innanzitutto, perché la persona che pensa tanto a quelli del gruppo numero 1 pensa tanto a loro? Quindi qual è il motivo per cui questa persona pensa tanto a quelli del gruppo numero 1? Qual è il motivo per cui questa persona pensa tanto a loro? Adesso vediamo quali blocchi ha questa persona. Il terzo punto saranno le caratteristiche fisiche e psicologiche, sono quelle che avete scelto. Adesso vediamo come si comporta questa persona al momento attuale con quelli del gruppo numero 1. E quali saranno le azioni che questa persona farà verso quelli del gruppo numero 1? Allora, innanzitutto vediamo perché questa persona vi pensa tanto. C'è la carta del 4 di bastoni. Questa persona vi pensa tanto perché sente con voi un legame che è molto forte, che è intenso, si sente connesso a voi o legato in qualche maniera, come potete vedere anche in questa carta. Questa è una carta che generalmente indica il matrimonio, la stabilità. Potreste stare letteralmente in relazione con questa persona, soprattutto se siete in una relazione che è stabile. O altrimenti è qualcuno che sente la forza di questo legame. Voi e questa persona potreste avere delle caratteristiche fisiche che sono molto diverse, c'è chi potrebbe avere la pelle più chiara rispetto all'altro, oppure capelli biondi e capelli neri. C'è anche una differenza che è più o meno significativa per quanto riguarda l'altezza, quindi uno dei due è più alto rispetto all'altro. Ho anche la percezione che questa persona potrebbe provenire da un posto che è diverso rispetto al vostro, si può trattare di nord e sud, per esempio, oppure letteralmente di città o paesi che sono diversi, perché vedo che ci sono delle differenze che sembrano essere sostanziali. Vediamo perché c'è 4 di bastoni. Perché c'è 4 di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, per quanto riguarda il motivo per cui questa persona pensa tanto a loro, c'è la carta della ruota e poi abbiamo la carta del 7 di denari. Quindi chiaramente questa persona sta aspettando che accada qualcosa, che ci sia una sorta di cambiamento oppure di svolta. Ad esempio, se voi siete a distanza, questa persona potrebbe aspettare l'occasione giusta per riconnettersi con voi, per rivedervi, per stare insieme. Ho anche la percezione che questa persona vuole investire nell'ambito di questo rapporto per vederne poi il successivo sviluppo. È qualcosa che richiede tempo e dedizione. E anche tanta pazienza. Quindi ho la percezione che questa persona abbia buone intenzioni. Vediamo quali sono i blocchi di questa persona e c'erano due carte. C'è la carta del 2 di denari con il 10 di coppe. Questo potrebbe indicare due scenari, innanzitutto, ancora prima di chiarire. Il primo è che alcuni di voi non sono in rapporto con questa persona. Si chiede se ci possa mai essere questo tipo di unione. Per altre persone invece c'è qualcosa che ha a che fare con la famiglia. La famiglia di uno dei due oppure di entrambi. Cioè la famiglia costituisce un blocco. Se si tratta di una persona che è sposata letteralmente con qualcun altro, quello è il problema, perché si trova a gestire una doppia situazione. A meno che non siate voi impegnati e avete famiglia con qualcun altro, e questo di per sé crea un blocco ed un problema. Quindi vediamo perché c'è 2 di denari con il 10 di coppe. Perché? C'è la carta del fante di denari, dell'8 di coppe, cavaliere di denari e della torre.
Allora, per molte persone questa è una persona con cui non comunicate da tempo, che non sentite da tempo, e qualora questa persona dovesse farsi risentire, per voi sarebbe uno shock, è come se fosse qualcosa di imprevisto e di inaspettato, proprio perché è una persona che ci ha messo tempo nel farsi da capo risentire. Sembra che si sia mossa molto piano. Emerge molto forte l'elemento della terra, quindi Capricorno, Vergine e Toro. Abbiamo anche la presenza forte dello Scorpione. Se il problema è invece costituito dalla famiglia, io vedo che ci sono delle cose che sono nascoste alla famiglia, si agisce di nascosto e nel momento in cui certe cose emergeranno e verranno fuori, e sembra che questo richieda del tempo, ci sarà una sorta di shock. Per cui ho la percezione che qualcuno agisca di nascosto ad una famiglia, ci sono delle cose che non vengono dette. Adesso vediamo quali sono le caratteristiche fisiche e psicologiche di questa persona. È una persona introversa. Ama la musica. Ha un vizio tossico. È una persona strategica. E ha molto orgoglio. Quindi si tratta di una persona che è molto introversa, potrebbe non aprirsi molto facilmente ai rapporti, che si tratti di amicizia o anche di altro tipo. È qualcuno che sembra essere molto chiuso in se stesso, ama molto la musica, potrebbe lavorare nel settore della musica o semplicemente è qualcuno che sente costantemente la musica, potrebbe avere dentro casa dei poster o qualcosa che ha a che fare con band oppure con artisti, cantanti, eccetera. È qualcosa che ho sentito in questo momento ed è un messaggio specifico per qualcuno. Ha un vizio tossico e il vizio tossico potrebbe essere quello del fumo, dell'alcol, potrebbe essere una persona che passa tanto tempo su internet, insomma c'è qualcosa di tossico che questa persona fa ed è un vizio, è qualcosa che tende a rivedere. È una persona strategica, quindi è una persona che studia bene le sue mosse per ottenere poi specifici risultati, è qualcuno che fa delle scelte che sono strategiche. Ed è anche una persona che è molto orgogliosa, quindi è qualcuno che si potrebbe offendere facilmente, oppure è una persona che potrebbe difficilmente chiedere scusa o riconoscere i suoi errori proprio perché c'è molto orgoglio che è coinvolto. Adesso vediamo come si comporta con voi questa persona al momento attuale. C'è la carta del 2 di bastoni. Questa persona al momento attuale sembra essere di fronte a delle scelte. Come potete vedere in questa carta, la persona del 2 di bastoni ha un polso e una caviglia che sono legati ed è ferma, è seduta, il che implica che c'è una sorta di pausa tra di voi o c'è qualcosa che al momento è fermo. Questa persona potrebbe sentire di avere dei blocchi o dei limiti di qualche tipo in questo momento in cui state guardando il video. E sembra essere di fronte a delle scelte e sta cercando di capire che cosa fare in questa situazione. Quindi andiamo un attimo a chiarire il 2 di bastoni. Perché c'è 2 di bastoni? C'è la carta del cavaliere di spade e poi c'è la carta della 6 di bastoni. Prima abbiamo visto che questa è una persona che è strategica, quindi significa che prima di entrare in azione deve cercare di studiare bene quando farlo e come farlo, perché quello che vuole avere è il successo, vuole vincere, quindi vuole che ci sia un risultato favorevole. Prima di esporsi, soprattutto sui social media, ho questa percezione, oppure per messaggio, per chiamata, vedo che deve aspettare l'occasione giusta per poterlo fare. Nel momento in cui quell'occasione si presenta, allora entra in azione. Però sembra una persona che prima di agire deve avere la certezza di avere una sorta di risultato che è positivo. Quindi deve avere un segnale da voi che è positivo prima di poter procedere. Adesso vediamo che cos'è che questa persona farà. C'è la carta del Fante di Spade. Sulla base delle energie attuali, nel momento in cui state guardando il video, questa persona sembra spiarvi. Quindi quello che farà a breve è spiarvi, controllarvi, soprattutto sui social media. Se avete capito chi è e avete già bloccato questa persona, potrebbe benissimo avere un altro account da cui spiarvi. E se questo avviene al di fuori dei social media, è una persona che potrebbe chiedere di voi a qualcuno,
oppure si potrebbe recare nei luoghi che voi generalmente frequentate per vedere se riesce a beccarvi. Insomma, ci sono diversi modi per raccogliere informazioni su una persona o comunque per spiarla, non per forza deve essere online. Adesso vediamo perché c'è il fante di spade. Perché c'è il fante di spade? Questa è in posizione orizzontale ed è il 9 di coppe e qua abbiamo l'eremita. Si ribadisce il fatto che questa è una persona che è molto introversa, è qualcuno che potrebbe tendere ad isolarsi, a chiudersi dentro di sé. È qualcuno che è molto cauto. E quindi ha bisogno di raccogliere informazioni prima di uscire allo scoperto. Deve capire se ci possa essere un risvolto positivo o meno. A mio avviso non è una persona che è contenta di stare ferma sulle sue posizioni, però sente di doverlo fare perché deve prima cercare di studiare la situazione prima di agire. A mio avviso vorrebbe entrare in azione, soltanto che si frena dal farlo, ha bisogno di raccogliere più informazioni al riguardo. Vuole inoltre capire se voi siete contenti o meno, se si dovesse fare risentire, perché c'è il dubbio che voi possiate rifiutarla ed ecco perché ha bisogno di raccogliere informazioni. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passa al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, farò delle domande, mischierò le carte e quelle che cadono le metterò girate affinché poi le riscopriamo insieme. Allora, perché questa persona pensa tanto a quelle del gruppo numero 2? Quali sono i blocchi di questa persona verso quelli del gruppo numero 2? Il terzo punto sono le caratteristiche fisiche e psicologiche che avete già scelto. Adesso vediamo com'è che questa persona si comporta verso quelli del gruppo numero 2. Com'è che questa persona si comporta al momento attuale in cui stanno guardando il video? Che cos'è che questa persona farà verso quelli del gruppo numero 2? Quali sono le prossime azioni? Che cos'è che questa persona farà? Allora, innanzitutto, vediamo perché questa persona vi pensa tanto. C'è la carta della regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro. Quindi innanzitutto si potrebbe trattare di un segno di terra. Potrebbe essere una persona che ama gli animali oppure che ha degli animali. Il verde sembra essere un colore che è significativo o perché abita in un posto dove c'è molto verde oppure perché è un colore che indossa spesso. Potrebbe essere una persona che ha dei capelli che sono scuri. Questa è una persona che tende a pianificare le cose con molto anticipo, perché vedo che c'è lo spirito animale dello scoiattolo che indica soprattutto quello. Abbiamo anche lo spirito animale del cane. Per alcuni si tratta di una persona che è affidabile o una persona per la quale la fiducia è molto importante, cioè questa è una persona che si deve proprio fidare delle persone affinché poi si possa aprire. Potrebbe essere una persona che è di per sé molto generosa, però soltanto quando si fida degli altri. E potrebbe inoltre essere qualcuno che è molto incentrato sulla carriera. È una persona che vi pensa tanto perché riconosce il vostro valore. Potreste dare a questa persona una sensazione di stabilità oppure perché sa di potersi fidare di voi. Potrebbe riconoscere che voi avete una natura che è molto generosa ed è per questo che tende ad essere attratto verso la vostra energia. Andiamo a chiarire la regina di denari. Perché c'è la regina di denari come motivo per il quale questa persona pensa tanto a quelli del gruppo numero 2? Perché c'è la regina di denari? C'è la carta del cavaliere di bastoni e poi abbiamo la carta del 3 di coppe. C'è qualcosa che spinge questa persona verso di voi. Per alcuni si tratta di una persona che fa parte di un gruppo di amicizie. Un'altra cosa che vedo è che questa è una persona che si vuole riavvicinare verso di voi, nel senso che vuole cercare di rivedervi oppure di riconnettersi con voi. Per alcuni è una persona che si è avvicinata e poi si è distaccata in precedenza, cioè presenta una sorta di inconsistenza per quanto riguarda le azioni che mette in atto e anche un po' di imprevedibilità nella maniera in cui si comporta. È una persona che potrebbe comparire all'improvviso, magari proporvi cose all'improvviso. Nel complesso ho la percezione che questa persona con voi sente delle vibrazioni che sono positive. Si diverte o c'è qualcosa, insomma, che la richiama verso di voi e in alcuni casi è la passione. Ed è questo il motivo per cui
tende a pensarvi tanto e sente un'attrazione verso di voi, anche se si dovesse trattare di un amico o di un'amica, l'attrazione è intesa come il fatto che si sente spinta verso di voi. Vediamo quali sono i blocchi di questa persona. C'è la carta dell'otto di bastoni con la regina di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Per alcuni il blocco di questa persona è rappresentato letteralmente da un'altra persona che ha un segno di fuoco. Per altri invece sta ad indicare che è una persona che deve trovare il coraggio di comunicarvi qualcosa, deve avere la sicurezza in se stessa nel dirvi certe cose e nel farsi avanti. Quindi andiamo un attimo a chiarire perché c'è l'otto di bastoni con la regina di bastoni per quanto riguarda i blocchi di questa persona. C'è la carta della regina di spade, del re di coppe e c'è la carta del 10 di coppe. Ci sono tante persone che sono coinvolte in questa vicenda. Abbiamo i segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia e segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Praticamente abbiamo tutti i segni presenti. Questa persona potrebbe avere delle difficoltà a livello di comunicazione, nel senso che deve trovare il coraggio, la forza mentale e la calma emotiva per potervi dire certe cose oppure per poter comunicare. Questa è una persona che vi potrebbe in alcuni casi temere da un certo punto di vista, se sa che voi non avete problemi a dire le cose in faccia o comunque a parlare in una maniera che è molto diretta e in alcuni casi tagliente. Quindi è come se dovesse preparare questa sorta di comunicazione affinché poi ci possa essere un risvolto che è positivo, che è armonioso. Per alcuni i blocchi sono dovuti letteralmente al fatto che ci sono diverse persone coinvolte in questa vicenda e anche la presenza di una famiglia che potrebbe costituire un blocco. Adesso vediamo quali sono le caratteristiche fisiche e psicologiche di questa persona. Allora, c'è la carta di è una persona molto attiva sui social media, è indipendente, ama gli animali, questa cosa è emersa, non ama la routine e ha tanti capelli. Quindi, questo significa che è una persona che sta spesso sui social media, potrebbe pubblicare tanto o essere tanto online, anche se dovesse pubblicare poco, però comunque è una persona che è attiva, li utilizza. Ha un carattere che è molto indipendente, quindi tende a fare molte cose da sola, in maniera autonoma. Non è una persona che si lega molto agli altri, a mio avviso, quindi ha un carattere che è molto forte. Ama gli animali e potrebbe possederne anche qualcuno. Non ama la routine e questa cosa l'ho percepita con il Cavaliere di Bastoni perché ho la percezione che questa è una persona che vi contatta all'ultimo oppure si presenta all'ultimo. È una persona che si muove sulla base dell'impulso, sulla base di quello che sente in quel momento. Questa non è una persona che ama fare sempre le stesse cose e ha tanti capelli, il che non significa che debbano essere necessariamente lunghi, però ha i capelli, nel senso che non ne ha pochi. Adesso vediamo com'è che questa persona si comporta al momento attuale in cui state guardando il video. C'è la carta dell'otto di spade. Quindi questa persona al momento si sente bloccata verso di voi, o perché c'è un blocco effettivo sui social media, oppure perché ci sono delle insicurezze o dei fattori esterni che la fanno sentire bloccata. Quindi andiamo un attimo a chiarire perché c'è l'otto di spade. Perché c'è l'otto di spade? C'è la carta del giudizio e c'è la carta della forza. Questa persona, per potersi fare risentire e per potersi ripresentare, ha bisogno di coraggio. Quindi questi blocchi sono soprattutto dettati dalla propria mente. E questo mi dice che è una persona che voi non sentite da un po' di tempo. Quindi deve trovare il coraggio praticamente di sbloccarsi per potersi nuovamente fare avanti. Adesso vediamo che cos'è che questa persona farà verso di voi. C'è la carta dell'otto di denari e del due di bastoni. Questa persona penserà molto a delle scelte che hanno a che fare con voi, nel senso che si trova di fronte a delle decisioni che deve prendere e molta attenzione è riposta a quello. Pensa a tutti i possibili dettagli e scenari che si potrebbero verificare. Nella carta del due di bastoni si vede quella persona che ha il polso e la caviglia che sono legati.
Quindi si conferma il fatto che questa persona si sente in qualche modo bloccata, è come se avvertisse che ci sono dei blocchi di qualche tipo. Nella carta dell'otto di denari si vede la persona che cerca di proteggere ciò che per lei è caro dalla pioggia e lo fa mettendo questi blocchi uno sopra l'altro. Quindi è una persona che vorrebbe cercare di salvaguardare il rapporto. Vedo che da capo c'è la presenza del cane con lo scoiattolo, quindi questo si richiama all'immagine praticamente iniziale. È una persona che percepisce che ci sono dei problemi, però vuole cercare di fare quello che può per salvare la situazione. Quindi andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché c'è l'otto di denari con i due di bastoni per quanto riguarda quello che questa persona farà. C'è la carta del carro e c'è la carta del quattro di coppe. Questa persona è di fronte a due scelte: o resta ferma e non fa assolutamente niente e si lascia sfuggire le occasioni di farsi risentire, oppure si muove praticamente verso di voi. Quindi a mio avviso quello che questa persona farà nei prossimi giorni è prendere una decisione riguardo questo. Per alcuni vedo che ci sarà una sorta di movimento, però ho la percezione che questo abbia soprattutto a che fare con delle scelte. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passa al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, farò delle domande, mischierò le carte e quelle che escono fuori le metterò girate così che le riscopriamo insieme. Allora, innanzitutto, perché la persona che pensa tanto a quelli del gruppo numero 3 pensa a loro in maniera costante? Quali sono i blocchi di questa persona verso quelli del gruppo numero 3? Vedremo poi quali sono le caratteristiche fisiche e psicologiche e adesso come si comporta questa persona al momento attuale. Che cos'è che questa persona farà verso quelli del gruppo numero 3? Che cos'è che questa persona farà verso quelli del gruppo numero 3? Allora, innanzitutto vediamo perché questa persona vi pensa tanto. C'è la carta del Cavaliere di Denari, segno di terra, Capricorno, Vergine d'Oro. Potrebbe essere una persona che ha uno di questi segni zodiacali. È una persona con la quale è passato molto tempo dall'ultima volta che vi siete sentiti. È qualcuno che pensa di ripresentarsi, di riconnettersi praticamente con voi. Andiamo un attimo a chiarire il Cavaliere di Denari. Perché c'è il Cavaliere di Denari? Perché c'è il Cavaliere di Denari? C'è la carta della Luna. E c'è la carta del diavolo. Questo non è del tutto positivo perché questa persona nasconde una tossicità. Ossia, c'è un lato che questa persona tende a non far vedere agli altri che è tossico. Voi potreste averlo scoperto, motivo per cui sono state prese delle distanze, a meno che non sia stata questa stessa persona a distanziarsi. Alcuni di voi neanche sospettano che questa persona ha un'ossessione nascosta verso di voi, nel senso che vi potrebbe pensare in maniera ossessiva. Non vi aspettate inoltre che questa persona sia ancora attaccata a voi. Molto forti segni di terra, abbiamo anche cancro e pesci. Quindi è qualcuno che tende a non rivelare completamente la sua personalità. Nel momento in cui si conosce meglio quella persona, allora certe cose praticamente emergono. Vediamo quali sono i blocchi di questa persona. Abbiamo l'eremita, la vergine. Questa persona tende a pensare troppo. Ecco perché ci sono dei blocchi. È una persona che è isolata al momento. Questa è una persona che ha bisogno di riflettere tanto prima di agire. Quindi andiamo un attimo a chiarire perché c'è l'eremita. Perché c'è l'eremita come blocco? Oh mio Dio, ci sono tantissime carte. C'è il 9 di bastoni, il 6 di denari, il 10 di bastoni e poi abbiamo un altro 9 che è quello di coppe. Io vedo la presenza della mancanza di equilibrio nel rapporto con questa persona, perché qualcuno fa troppo rispetto all'altro, perché ci sono dei freni che sono presenti. Questa è una persona che in passato potrebbe aver alzato le sue difese e siete stati voi quelli che poi hanno cercato di mandare avanti praticamente le cose.
Questa è una persona che sembra avere pensato soprattutto a se stessa e al suo interesse. Nei casi più gravi, questa persona l'ha fatto in maniera intenzionale. Era come se traesse soddisfazione dal far così, però parliamo di casi che sono molto estremi. Non è una persona che si fida molto degli altri. È qualcuno che non dà molto facilmente, non si apre facilmente, è come se fosse un grande sforzo per questa persona. Questo è qualcuno che tende spesso ad isolarsi, non si fida di voi, inoltre potrebbe pensare che voi abbiate adesso queste difese alte nei suoi confronti e quindi potrebbe essere difficile cercare di ripristinare una sorta di equilibrio ed è questo praticamente quello che la blocca. Adesso vediamo quali sono le caratteristiche fisiche e psicologiche di questa persona. Ha gli occhi scuri, anima gemella o fiamma gemella, differenze religiose o spirituali, è volgare ed è una persona poco attiva sui social media. Quindi questa persona ha gli occhi scuri, non ha gli occhi che sono chiari. Ad un certo punto avete percepito che fosse la vostra anima gemella o fiamma gemella, il che non significa che lo sia davvero, ma potrebbe essere semplicemente una percezione, perché avete sentito un rapporto molto forte con questa persona. Ci sono delle differenze di ordine religioso o spirituale, quindi potreste avere delle credenze che sono molto diverse. È volgare e potrebbe essere volgare nei modi di esprimersi, nei modi di fare o anche per come si veste. Ed è una persona che è poco attiva sui social media, quindi non è qualcuno che posta molto oppure non è una persona che è sempre online. Adesso vediamo come si comporta questa persona al momento attuale in cui state guardando il video verso di voi. Abbiamo il re di denari al contrario. Questa persona al momento attuale vi potrebbe sembrare molto instabile e anche inaffidabile, poco seria. È una persona che vi dà l'idea di essere incentrata soprattutto su di sé, quindi molto egoista e potrebbe pensare tanto alle cose materiali. Andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché il re di denari è al contrario, comunque segno di terra Capricorno Vergine Toro. C'è la carta della regina di coppe, dell'otto di denari e del quattro di spade. Al momento tra voi e questa persona ci potrebbe essere una pausa. Per alcuni ho la percezione che ci sia un'altra persona coinvolta, che potrebbe essere un segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione. Se questa persona è impegnata con quest'altra, è per questo motivo che sta facendo una pausa. Se non c'è un'altra persona che è coinvolta, questa persona si trova ad essere un'energia instabile, sta cercando di riprendersi da qualcosa, soprattutto a livello emotivo, perché è successo qualcosa che l'ha fatta sentire un'energia più debole, più sensibile, quindi sta cercando di riprendersi. Adesso vediamo quali sono le azioni che questa persona metterà in atto verso di voi. C'è la carta del 6 di bastoni, quindi ho la percezione che questa persona cercherà di catturare la vostra attenzione in qualche modo, o si farà sentire esponendosi, soprattutto sui social media. Oppure lo farà in una maniera indiretta, perché vuole cercare di avere le vostre attenzioni. Andiamo a chiarire il 6 di bastoni. Perché c'è il 6 di bastoni? C'è la carta del 7 di coppe e c'è la carta del 2 di bastoni. Quindi sta cercando di scegliere quale azione mettere in atto per ottenere poi un risultato che è vincente. Quindi se si vuole esporre direttamente con voi, sta cercando di capire che cosa dire per convincervi e avere successo in questa operazione. Se invece vuole pubblicare qualcosa per avere la vostra attenzione, sta cercando di capire che cosa pubblicare affinché poi possa avere la vostra attenzione. Soprattutto se voi siete rimasti amici su social media o comunque sospetta che voi andate a vedere il suo profilo. Quindi aspettatevi qualcosa da questa persona perché vedo che sta cercando di capire quale approccio è quello vincente. È qualcuno che vuole vincere, che vuole ottenere uno specifico risultato. E lo vuole fare con un'esposizione di qualche sorta. Se non ci sono i social media di mezzo, potrebbe essere che se voi avete per esempio amici in comune, questa persona potrebbe fare delle cose che sa che questi amici poi vi andranno a dire e quindi vuole avere le vostre attenzioni in qualche maniera. Quindi aspettatevi qualcosa da parte di questa persona. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!